Le PMI quotate tornano alla Camera dei Deputati a Montecitorio dopo un periodo difficile, soprattutto per liquidità, per volumi, per scambi. Che momento è per il mercato e per l'ecosistema? Mercato molto difficile, c'è assoluta mancanza di liquidità e la cosa che ci rattrista di più è che invece ci sono montagne di risparmi, soprattutto convogliati nelle fondi pensione e nelle riserve tecniche delle assicurazioni che vengono investite poco sull'azionario e quel poco viene investito all'estero. Quindi sostanzialmente stiamo dicendo che i contributi dei lavoratori italiani vengono investiti in aziende estere che poi fanno concorrente alle nostre. Bisogna porre rimedio a questa situazione. Quindi non solo problemi, ma anche opportunità. Quali sono gli strumenti per invertire questi trend? Ad esempio, rendere obbligatorio un investimento minimo, basterebbero qualche punto percentuale dei fondi pensioni e delle riserve tecniche delle assicurazioni, rendere obbligatorio un investimento azionario sulle piccole e medie imprese. Dal lato invece poi ancora della normativa, rendere definitivo il bonus IPO che tutti gli anni deve essere rifinanziato. Siete speranzosi che la politica comprenda i problemi di borsa e sia pronta a intervenire? Sembra che stavolta veramente sì, e anche le risposte che abbiamo avuto bipartisan, perché parleranno al convegno sia membri della maggioranza che membri dell'opposizione, su questo punto non c'è colore politico.